professionisti del settore, rappresentanti politici e protagonisti di esempi virtuosi, tutti insieme per spiegare il valore dell'energia e i modi quotidiani di risparmiarla. Due serate all'insegna della scienza divulgata per comprendere il senso della filosofia green e le sue declinazioni nella vita di tutti i giorni. A presentare l'iniziativa Green Energy Night, l'assessore all'energia e all'ambiente della provincia di Teramo, Francesco Marconi. Due serate all'insegna dell'energia che rientrano all'interno del progetto più ampio del patto dei sindaci che tutta la provincia di Teramo, tutti e 47 i comuni della provincia hanno aderito, con fondi arrivati dall'Europa per circa 8 milioni di euro. Queste due serate saranno per essere vicini ai cittadini, vicino ai turisti che risiedono nelle nostre due città turistiche, quindi Tortoreto e Roseto, per parlare con loro di energia in un modo molto semplice, molto simpatico, con due serate veramente molto green e molto smart. Quindi parleremo con loro di efficientamento energetico, di consumo corretto dell'energia, ma anche delle possibilità che si possono avere con l'utilizzo delle energie rinnovabili, del fotovoltaico, del solare termico e con altre tecnologie che ormai sono mature ed è possibile realizzarle presso le nostre abitazioni. Noi siamo stati tra i primi a firmare aderire al patto dei sindaci nel 2009 e abbiamo così iniziato un processo ed un progetto importantissimo per l'Europa che riguarda il protocollo di Kyoto, perché fa riferimento al protocollo di Kyoto, quindi al 2020-20. Quindi a cercare di arrivare all'obiettivo al 2020 di ridurre le emissioni in atmosfera almeno del 20%, con l'utilizzo almeno di un 20% di energia da fonti rinnovabili, ma anche con un minor consumo di energia almeno del 20%. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati. A oggi, al 2014, con il processo che abbiamo iniziato da qualche anno, siamo ad un buon punto. Gli obiettivi diciamo che sono sicuramente verranno raggiunti, però dobbiamo certamente iniziare a coinvolgere i cittadini perché tutti quanti insieme possiamo spingere verso l'obiettivo che abbiamo al 2020.